Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, credito cooperativo. La motivazione. Per confermarsi per il secondo anno consecutivo un'eccellenza come istituto di credito, per le importanti iniziative realizzate per la valorizzazione delle risorse umane e a sostegno della sanità pubblica nel complicato periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sposando così una filosofia aziendale basata sul reale impegno nel sociale. Il premio va a Banco Marchigiano Credito Cooperativo. Abbiamo già sentito nella motivazione delle parti fondamentali e importantissime per questo momento, ma ci facciamo spiegare tutto da Marco Moreschi, direttore generale, Marco Bindelli, vicepresidente, collegati con me. Bentrovati. Grazie, bentrovata lei, buongiorno. Ecco, naturalmente partiamo prima con un commento. Moreschi, forse possiamo partire con lei. Beh, siamo molto contenti, questa è una conferma che ci riempie di orgoglio, che ci motiva evidentemente nel continuare sul percorso tracciato. La vicinanza al territorio per noi come banca di relazione, banca di territorio, effettivamente è un grande valore. E il fatto che venga percepito anche attraverso questi riconoscimenti è chiaro che sia una conferma e una motivazione davvero molto importanti. Sicuramente, ecco, anche la valorizzazione del territorio, indubbiamente la possiamo collegare, al di là che è un aspetto sempre fondamentale e importantissimo proprio nelle relazioni, questo l'ha già detto lei, però insomma, Bindelli, possiamo agganciare anche questo aspetto a ciò che abbiamo ascoltato nella motivazione. Chiaramente partiamo sempre dal momento che stiamo vivendo di emergenza sanitaria e quindi, insomma, la valorizzazione delle risorse umane, il sostegno alla sanità pubblica, tantissimi aspetti che, insomma, sui quali potremmo stare per ore e ore. Sì, effettivamente questo premio va innanzitutto ai collaboratori, diciamo dal direttore generale in giù fino all'ultimo cassiere che si sono impegnati in questi anni in questo processo di cui questo appunto costituisce una conferma. E io credo che sia anche un riconoscimento importante per il territorio e per i nostri soci, ecco, quindi per le persone, che come giustamente lei ha evidenziato in questa fase di emergenza sanitaria c'è bisogno anche di piccole cose. Questa è sicuramente una piccola, grande cosa che farà piacere, diciamo, a tutte le risorse umane. Certamente il reale impegno nel sociale, insomma, non si può prescindere da questo, no? Quando si parla di emergenza sanitaria come quella che stiamo appunto vivendo tutti noi. Insomma, quindi il futuro, come lo vedete? Magari una battuta a testa prima di salutarvi, Moreschi. Ma siamo ottimisti per forza e per convinzione. La reazione del territorio è una relazione comunque importante, convinta, decisa, e quindi io sono altrettanto convinto che ne usciremo rafforzati e ne usciremo anche velocemente. Ottimo, prego, prego, Bindelli, anche a lei. È importante chiudere con questo, insomma, con questo ottimismo, giustamente. Non si può non essere ottimisti, nonostante i fattori esterni facciano pensare diversamente, però noi dobbiamo sempre guardare avanti e nonostante tutto siamo positivi. Esatto, sempre, sempre, sempre guardare avanti. Io vi faccio naturalmente Contagiosi, i miei... Come? ma non contagiosi siamo. No, 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 assolutamente, assolutamente. Beh, bello concludere anche sempre con il sorriso, insomma, che si accompagna all'ottimismo. Dicevo, io vi faccio i miei complimenti, naturalmente, sperando di ritrovarci presto, vis-à-vis. Grazie a Marco Moreschi, direttore generale, e Marco Bindelli, vicepresidente di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, a cui va questo riconoscimento. A presto. Grazie, grazie, a presto. Grazie.